Bartalini in porta. Ci sono novità anche che riguardano le scelte in attacco, perché l'impianto di squadra che abbiamo visto soprattutto nella sua seconda, un impegno da vincere a tutti i costi, se non quello di proseguire il suo, può valere il pass per una qualificazione. L'Italia si schiera così con Bartalini in porta, linea difensiva a 4 formata da Viesti, Sorelli, Gallo e Pizzuti. In mezzo al campo il 2-0 contro la Svezia si è ripetuta battendo di misura il Portogallo, centrando con una giornata d'anticipo, dunque il pass per la fase finale che saranno le sue assistenti. Tra poco andiamo a dare uno sguardo a livello di precedenti. Soltanto una vittoria per l'Italia, deve anche rinunciare a due risorse importanti del reparto offensivo come Pellegrino, Cimolo, potenziale. È un'Italia che fosse riuscita oggi in maglia bianca a sfidare l'Inghilterra, un completo invece grigio scuro che inizia a muovere il pallone. Akpan, passata da Schatzer, costretta a ripiegare con tutte le nostre giocatrici, cercare di andare a chiudere gli spazi. Inghilterra che invece accompagna anche con gli esterni bassi, prova Dennis a guadagnare il fondo, c'è il raddoppio di marcatura di Moretti, passa tra due delle nostre, cross in mezzo, riesce, prova a testa a prolungare la rimessa laterale di Viesti con l'esterno, tocco dentro per Pritchard che può allungare il pallone dalle parti di Godfrey, l'ottima uscita da parte di Viola Bartalini, mentre l'Inghilterra qui la palla allungata verso Pritchard da parte di Earl. Copertura di Viesti. Prova ancora a lavorare di sponda. Viene attaccata però da Godfrey. Poi scontri in mezzo al campo. Giudicato regolare dall'arbitro. Allora l'Italia ancora che prova da sinistra con la corsa di Pizzuti. Entrare in area di rigore. Riesce a fermarla Osborne. Ma sbagliano le inglesi. Allora ancora Pizzuti. Cerca e trova lo spazio in gol. Quelle occasioni che avrebbero forse scritto una storia diversa. Qui vediamo la precedente opportunità intanto. Perché i centrocampisti sembra essere quello con maggiore licenza di andare a portarsi a sostegno di Bernardi in posizione di sottopunta. Mentre qui Viesti tiene il pallone in campo, anzi no. Sarà corner in favore dell'Inghilterra. Aveva comunque lasciato per... signora Bocchkova. E dunque va a comandare il primo... Allora corner da fronteggiare in inferiorità con la palla che arriva sul primo palo. La prima pausa utile, l'Italia dunque andrà a completare il cambio mentre Dennis può dare uno sguardo in mezzo, disegnare un cross. Tocco fuori misura di Earl per Watson. Rimessa di Pizzuti su testa che invita bella gente a proporsi per andare a chiudere il triangolo. Ottima uscita delle azzurrine con testa che la tocca dentro per Renzotti che va in dribbling e porta avanti l'Italia al minuto 22. Splendida azione tutta in verticale, arriva Renzotti e dunque Monica Renzotti sulla parte da parte di testa che taglia fuori la retroguardia inglese, aggiramento su Poulter e poi tocco dentro con l'esterno del piede, ma l'uscita a cui ha partecipato bella gente è stata la cosa probabilmente più bella prima di questa illuminazione del centrocampista della Roma che già contro la Svizzera ha fatto vedere cose straordinarie. Diverse situazioni non sfruttate nelle prime due partite, Monica Renzotti e dunque l'Italia che trova il modo di andare in vantaggio. La squadra di Griffiths, immaginiamo, non voglia chiudere invece il suo torneo con un capo. Prova Potter a cambiare passo, traversone che arriva corto, allora Donolato può controllare. Anche in campo aperto, in contropiede, abbiamo assolutamente le soluzioni per creare problemi all'Inghilterra. Qui però trova una grande idea con la palla per Potter, carambola e autorete. 1-1 ha pareggiato subito l'Inghilterra. Purtroppo questa è la qualità di una squadra che anche nelle situazioni nelle quali l'avversario sembra essere 120 secondi è durato il nostro vantaggio. Dentro Godfrey, tocco di Sorelli, poi forse
ultima deviazione, fatto che si torna immediatamente in parità. Renzotti ha risposto subito, l'Inghilterra 1-1. Spazi in ampiezza, sono situazioni questa puntista tattica per Dennis, deve ripiegare bella gente, non molla, si batte per cercare di recuperare il pallone, poi Dennis va dentro con chiusura da parte di Akpan. Inghilterra che prova a ripartire, ma Italia subito lì a cercare di riaggredire alta con Moretti, che può andare da bella gente, riceve dentro l'area, bella gente rientra, prova a calciare, deviazione e palla che si perde sul fondo, perché l'ultimo tocco è stato probabilmente di Moretti, tentativo da parte di bella gente, ma l'ultimo tocco Spagna e l'Irlanda che hanno già completato la loro missione, e anche la Francia che si aspetta a centrare il pass per la fase finale del torneo. Bravissima ancora bella gente, che poi se ne va via in dribbling ad Osborne, bella gente ancora rientra sul destro, Moretti tiene palla, invita bella gente ad aprirsi, poi vede il taglio da parte di Renzotti, che questa volta è importante, quello di Renzotti quando attacca lo fa meno centralmente, meno in laterale e più centralmente. Intanto occhio ancora Godfrey, tocco sotto, c'è stato probabilmente un tocco di mano, infatti arriva la concessione del calcio di rigore per l'Inghilterra e temo no, per fortuna ha optato per il tiro dagli 11 metri. Qui rivediamo la sua accelerazione, dribbling, tocco sotto, a sistemare con particolare cura il pallone. Fischia l'arbitro, va alla conclusione con il destro e spiazza Bartalini. Pritchard al 38esimo, avanti l'Inghilterra. Intanto registriamo, questa è la trasformazione in corsa lenta e poi dopo l'ultima azione d'attacco che avevamo costruito, e ancora una volta Pritchard, tede di Gallo, e diciamo che la signora Bochkova, considerando che il pallone era indirizzato nello stretto, ancora per Pritchard, andiamo a raddoppiare con Renzotti, recuperiamo palla, testa, sbaglia la misura dell'appoggio, perdono lato, e allora ancora Inghilterra in calcio d'angolo, occhio ovviamente a non perdere questi palloni in uscita che spesso e volentieri possono risultare. Risposta con il piede da parte del portiere del secondo tempo, la traiettoria di Potter a cercare la testa di Powell, poi Godfrey che in virtù invece del momentaneo successo del Portogallo sulla Svizzera chiuderebbe in terza posizione mantenendo la Lega. Pizzuti sulla corsa, sull'appoggio di bella gente, riesce a disegnare il cross, libera ma non benissimo la retroguardia inglese, fisso, concentrato sulla palla a stoppare l'iniziativa inglese. Ancora Pritchard, lotta questa volta con Schatzer, si inserisce Godfrey, tocco dentro a Giemang, diagonale in cui c'è solo la potenza, non la precisione, si scusa con Baker, la porta rimasta vuota, e tante altre iniziative sono arrivate in questo modo, dimostrazione del fatto che questa partita va giocata proprio per provare ad elaborare, a mettere in pratica i concetti che sono stati provati anche in allenamento, mentre l'Inghilterra va a trovare il gol del 3-1 con Pritchard, ancora una volta una combinazione da destra, cambiano le interpreti, non cambia la sostanza, palla messa a palo tutta sola Pritchard per la terza rete di più, il nostro tentativo di rimonta, Giemang dentro per Baker dopo aver vinto il duello fisico con Sorelli, Pritchard che deve soltanto spingere il pallone dentro, rimane fermato la superiorità tecnica inglese, le individualità sono venute fuori tutte quante. Nel corso di questo secondo tempo, oltre a lei, ci sarà la possibilità magari di vedere qualcun'altra delle ragazze che hanno trovato meno minutaggio. Intanto Pritchard va a firmare il 4-1 sull'errore in disimpegno da parte di testa, tocco centrale in quella zona del campo,
che non andrebbe fatto mai. Pritchard controlla col destro, suonare la carica, non è il momento di lasciarsi andare allo sconforto. Purtroppo il punteggio inizia ad assumere delle proporzioni molto pesanti. Qui un errore da chi non te lo aspetti. Mostra Sofia Testa, spettacolare protagonista. Ovviamente dall'Inghilterra che spinge a destra con Dennis. Earl. 1-2 con Potter, poi l'imboccata per Aghiemang che guarda in mezzo, non ci arrivano né Baker a portata sul secondo palo, ma insomma Inghilterra che combinazioni rapide che ci stanno dando particolarmente noia. Ricerà Sofia Testa, ha preso il largo, ora avanti 4-1. Schatzer era venuto incontro, si era liberata bene per lo schema, poi Zanini da fuori. Più una conclusione di alleggerimento per il dentro come il numero 17 Mallet. Unico cambio dunque per l'Inghilterra. Sembra però ora svolta a disposizione. Pritchard fa correre Baker che prova. Partecipa molto lo staff di Selena Mazzantini, come dicevamo, lo sviluppo di questa partita. Tra qui Aghiemang di fisico riconquista il pallone, arriva l'Ist Atletica un'altra marcia, anche qui ancora guadagna al fondo per fortuna. Fischia la signora Boscova, pallone toccato fuori per il cross profondo verso fuori gioco il difensore inglese. Italia che ha difeso bene in questo frangente, ci ha messo del suo. Insomma, sapevamo oggi che avremmo probabilmente rischiato. Intanto Pritchard, migliore sul piano semplicemente numerico degli esordi possibili per il numero. Schatzer, c'è pure Sorelli insieme a Renzotti. Moretti e tiene palla bella gente. Prova ad andare in mezzo da Cesarini, che chiede e ottiene il tocco di ritorno di Zanini. Cesarini, c'era l'inglese in un eccesso d'altruismo, ha cercato un tocco dentro. Italia che grande idea da parte di Zanini, forse vedendo arrivare a... poi è lei a provare a fare cominciare da dietro l'azione. Una palla centrale intercettata da Earl. Mallet prova ad accelerare su Gemmi, tiro cross. Come fa a impattare la palla con il piattone? Sì, assolutamente, da uno sguardo in mezzo. I giocatori hanno potuto anche fare qualche esperimento, un po' meno, a dire la verità, per l'Italia. Intanto occhio da Aghiemang che passa, va a cercare Pritchard, conclusione respinta. Ci sarà invece l'Inghilterra, che per quello che ha fatto vedere è una delle squadre da tenere in considerazione. Intanto con il sinistro Moretti a sfiorare il gol del 2-4, che vedremo se verrà fatto battere. A Ginevra Moretti, battuta di Schatzer che arriva, palla che resta lì e Gallo frenata da una super parata da parte di Polter, poi l'incrocio da parte di Bellagente. Si chiude così anche con la sfortuna dell'Italia, colpito da Bellagente. L'Italia si arrende alle doppiette di Godfrey e di Pritchard, chiude senza vittorie questa